non reciti il mantra proiettando bisogno, perché sennò ti aumenta. Devi invece rilassare completamente la tua condizione e recitare il mantra in uno stato di quiete e di fiducia. È un mantra che deve andare nell'interiorità, non fuori. Esperienza comune a chi ha fatto magia a un certo livello, quando si tratta di una ritualità molto importante, anche complessa da sviluppare, da espletare, tu impieghi giorni, a volte mesi, per preparare un solo rito da eseguire in quel giorno, in quell'ora, con certi implementi, eccetera. Quindi quando viene effettuato è semplicemente come mettere un timbro. Non comincia da lì la proiezione dell'energia che lo renderà efficace, è stato tutto il lavoro prima. Infatti il segno è che c'è una totale assenza di aspettativa, c'è proprio un vuoto, uno spazio che si apre, boom, è il consummatum est, non c'è altro, non c'è oltre. Quella è la condizione reale, magica di ritualizzazione. E le cose succedono. Ma ci hai lavorato sopra magari 2 mesi. Prima di iniziare la visione di questo video, ricordiamo che la libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene. Visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra. Allora. Buona serata a tutti. Allora, trattiamo un tema diffuso quanto a concetto, ma forse non molto ben precisato quanto ad applicazioni, che è quello degli aiuti spirituali. Con questa espressione si intendono molti tipi di idee, di concezioni, che però non sempre collimano con la radice delle parole, in quanto questi aiuti, se definiti effettivamente spirituali e quindi non ordinari, non possono coinvolgere una sfera che normalmente gli viene assegnata erroneamente, cioè un aiuto psicologico, un aiuto materiale imprevisto, un aiuto dal punto di vista dell'organizzazione delle idee, dei problemi che uno può avere, no? Sono aiuti importanti, però non attengono alla sfera dello spirito intesa come trascendenza, perché per essere veramente tali devono eccedere il piano dell'ordinarietà, mettiamola così. Quindi dobbiamo considerare aiuti spirituali solo quelli che in circostanze particolari, in necessità che non si riescono a superare con nessun mezzo che abbiamo a nostra disposizione, con possiamo dire delle difficoltà che sembrano sbarrarci la strada, per esempio, no? Non riusciamo a capire perché, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a poi portare a compimento cose anche ben fatte, ben studiate, ben progettate, e si dice popolarmente non so più a che santo votarmi, no? Questi aiuti sono da considerare appunto come realmente spirituali laddove tutte le risorse che possiamo mettere in campo sono state espletate, esaurite e non hanno funzionato. Ovviamente per essere realmente spirituali devono fare riferimento a una pratica spirituale della persona. Cioè non può invocare un aiuto spirituale un soggetto, un elemento che sia totalmente alieno alla dimensione interiore, che se ne freghi completamente dei principi di ordine superiore e così via. Quindi, in relazione a questa via specifica o alle modalità con cui comunque chi si trova nel bisogno cerca di ottenere, tra virgolette, dall'alto un aiuto straordinario, perché anche la straordinarietà, cioè l'essere extraordinario, è fuori dalle regole,
è un carattere dell'aiuto spirituale, a quel punto questa persona si applica in modo intenso alla sua via, al suo modo di percorrerla, cercando all'interno di questa via stessa un particolare sostegno, un particolare tipo di ispirazione, un'intuizione che faccia scattare il giusto comportamento o le giuste circostanze che portano a compimento il progetto che si è intrapreso. Detta così, non è una cosa molto strana, ma invece è nello straordinario che bisogna cercare la radice più importante, perché se la vita regolata dal fato, dal destino, dal karma, da chi vi pare a voi, dire che esistono aiuti che scavalcano queste modalità, che governano l'esistenza, sembra anche un po' contraddittorio, ma non è così. Perché la fonte, la scaturigine di un aiuto straordinario, comunque la si voglia definire, è qualcosa che fa parte della totalità in cui si manifesta il fato, il destino, il karma. Cioè non esistono solo fattori limitanti, attenzione, esistono anche fattori di liberazione, fattori di crescita, fattori evolutivi. Nella misura in cui ci si è impegnati su un sentiero spirituale a migliorarsi, ad evolversi, ad ottenere un più alto livello di coscienza, in quella misura stessa è possibile che il vero aiuto spirituale si manifesti, perché si è seminato prima in quel campo, altrimenti non se ne parla. Non è il colpo di fortuna, attenzione, quella è un'altra cosa. Il colpo di fortuna è un'eccepta rispetto al destino di una persona, ma non ha niente a che vedere con lo spirito, nel senso di un'attività cosciente, diretta volontariamente, diretta con determinazione al contatto con ciò che è soprasensibile, che sta oltre, diciamo, l'orizzonte umano, per ottenere un aiuto. Deve essere una cosa assolutamente necessaria, vitale, cioè sperare che una forza superiore di qualsiasi tipo si conosca o si voglia, si commuova, si interessi di un essere umano senza che ne abbia le giuste cause, è impossibile, cioè, è un'utopia. Rinforzata dalle credenze popolari, no? Che vogliono, non si sa bene quale divinità sempre misericordiosa, pronta a cambiare i pannolini all'umanità, il santo di turno, il rito di turno, la preghiera di turno che fa miracoli, no? Internet è no piena, è zeppa ormai di sta roba. Essendo un periodo critico, gravemente critico, come al solito rispuntano come funghi tutto questo tipo di indicazioni farlocche. Anche perché non si capisce la ragione per la quale debbano apparire marchingegni, no? In un certo senso, di vario tipo, rituali, preghiere, mantra, di tutto e di più. Ma è come se prima non ci fosse stato niente. Confrontando molti video, no, di internet in anni passati, si vede che non c'era assolutamente la stessa tensione, la stessa fioritura di queste iniziative. Sembra quasi che ognuno si debba dotare di una panoplia altamente raffinata, specializzata per affrontare destini insormontabili, mostri, sciagure, eccetera. No,
Ripeto, se prima non hai seminato, dopo non puoi raccogliere. In questo ordinario agire, cioè agire secondo un ordine, secondo una norma superiore, è possibile che si manifesti ciò che è straordinario, perché tutto quello che dal punto di vista interiore e spirituale era stato esperito può lasciare il posto a qualcosa che sta oltre le proprie capacità. E qui arriva l'aiuto spirituale. Cioè, straordinario, essendo stata l'ordinarietà completamente esperita, attivata. Se uno ha un problema serio, non ha mai pregato in vita sua, e gli dicono, ma guarda, vai a pregare su quella chiesa, su quel tempio, su... Così e così perché fai miracoli, non ottiene niente. Perché è uno sconosciuto. È semplice. Rientriamo nella dinamica degli egregori, se volete, tutto quello che abbiamo detto in tanto tempo, ma bisogna essere conosciuti. Se ricordate la storia evangelica, no? Di Gesù piccolino che viene presentato al tempio, no? Dodicenne, quindi Bar Mitzvah, no? Stupisce i dottori con la sua sapienza, si dice che abbia fatto queste cose. Pur essendo portatore di una luce straordinaria, ha dovuto prima rientrare nella norma, ha dovuto essere accolto nella comunità. Ha dovuto fare il suo Bar Mitzvah. E lo stesso si può fare come esempio in tante altre situazioni. Per andare oltre l'ordine, cioè essere straordinari, prima bisogna avere completamente vissuto e integrato nella propria esistenza un ordine appunto superiore. Detto questo, ce ne sono varie modalità. Perché? Il modo di reagire a un'invocazione, a una preghiera, a una supplica, quello che volete voi, varia a seconda delle tradizioni. In alcune, per esempio, questi eventi straordinari, specialmente quelle più arcaiche, sono indicate da dei miti specifici. Il giorno tal dei tali, il dio che si chiamava, non so, Osiride, andò presso la oasi in cui c'erano le palme di datteri e dove stavano abbeverando le loro bestie, no? I pastori, e disse così e così. Ma da una palma che era secca, palma secca, emerge Set che lo contrasta, gli dice: guai a te che vuoi prendere il possesso di questa oasi, io ti combatto, eccetera. C'è la solita zuffa in famiglia. Osiride vince e in ricordo di questa vittoria sul malefico Set, che fa? Ti fa il miracolo. La fonte che era quasi secca diventa rigogliosa, per esempio, no? Set l'aveva maledetta, Zot, l'acqua era sparita e lui arì Zot dall'altra parte e l'acqua torna su. Ovviamente è una butade, no? Però quella narrazione, quel mito, in tradizione arcaica, pur, ma in India la stessa cosa, anche in Cina, in Tibet, deve essere citato nella orazione che si rivolge appunto, mettiamo, a Osiride, cioè ricordandogli il mito espresso nella sua forma omiletica, di educazione. O tu, Osiride, che hai fatto il miracolo della pozza nel deserto sconfiggendo il perfido Set davanti ai pastori, eccetera, eccetera, come allora tu hai agito, ti prego, agisci verso di me, no? E gli chiedi quello che vuoi. Questo è un modo. Oppure si può richiamare un voto.
un voto fatto da, per esempio, maestri molto elevati, per esempio da yogi molto elevati, per cui si dice chiunque reciterà il mio nome con fede, io sarò presso di lui e lo aiuterò. Oppure al tramonto, guardando il sole che cala in un certo modo, devi cantare questi versi e io immediatamente sarò presso di te. Quindi in un caso si invoca un mito, in un altro un comportamento specifico, cantare il nome del maestro, cantare certe strofe, eccetera. C'è l'orazione mediatrice, tipiche quelle rivolte ai santi. Pregare, Sant'Antonio da Padova per la grazia è un tipo di richiesta di un intervento straordinario mediato dal santo che può intercedere presso la divinità. Ci sono anche metodi un pochino più spicci, ecco, come succedeva in molte culture tribali in cui si diceva agli dèi, siccome noi vi abbiamo fatto le offerte, vi abbiamo dato da mangiare, vi abbiamo sempre onorato e rispettato, facita grazia. Ma se non la facite, so problemi grossi perché prendevano le statue delle divinità, le rovesciavano addirittura testa in giù nei fiumi e le prendevano a sassate. Cioè, non l'hai fatta la grazia. E adesso vedi. Anche un metodo, diciamo, un pochino brutale, ma veniva praticato anche questo. A un livello superiore ci può essere invece un atteggiamento di, come possiamo chiamare, diffusione con una dimensione più alta. Questo, per esempio, attraverso una pratica meditativa. Ci si innalza fino al principio, tra virgolette, che si desidera interceda, quel principio faccia a faccia viene confrontato non più per un'azione dal suo punto di vista alla nostra condizione, ma come se ci donasse per osmosi la forza per risolvere il problema, il potere di, tra virgolette, autoaiutarci. Questa è un'altra modalità. Ma ripeto, si tratta sempre di pratiche molto intense. C'è un episodio che ha riferito a una monaca di Sant'Indegarda che si dice pregasse ogni volta che c'aveva un problema, tanto, 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 e non otteneva mai niente. Alla fine cade malata gravemente, non ce la fa neanche più a pregare come prima e dice all'angelo che invocava, cioè, guarda come mi sono ridotto, io mi sono ammazzata tutta la vita di preghiera e tu non mi hai mai risposto. A quel punto l'angelo gli appare, la guarisce e dice, sei tu che incapisci, perché prima stavi tutto il giorno a suonare il campanello di sopra senza avere un reale problema, una reale necessità. Adesso c'è, io vengo. Perché è una cosa seria. Quindi non precare per cose inutili che puoi risolvere da sola. Questo, per esempio, molta gente che ho visto che segue tradizioni orientali, si mette a cantare i mantra, a recitare i mantra, che fa sempre bene, per la propria energia, eccetera, però, come se, più strilla, più fa rumore, no? Più mantra recita e più ottiene. No. Se tu sei nella condizione vera di bisogno, nella necessità di ottenere questo aiuto, non reciti il mantra proiettando bisogno, perché sennò ti aumenta. Devi invece rilassare completamente la tua condizione e recitare il mantra in uno stato di quiete e di fiducia. Se
È un mantra che deve andare nell'interiorità, non fuori. Altrimenti non funziona. Cioè, non puoi pensare che un archetipo, una divinità, quello che vuoi, sia tonto, come si dice da noi, no? Non capisce quello che gli stai dicendo o che non veda come sei messo. Non esiste. Ma bisogna farsi fakiri, poveri, in modo che, accettando la propria condizione, i propri limiti, quella forza possa intervenire. È la famosa storiella Zen, no? Del maestro e il discepolo. È il discepolo che gli fa una capatanda, no? Al maestro, perché continua con le domande, queste, quelle. Il maestro dice: vieni che prendiamo il tè, no? E quello: ah, lì c'è scritto così, di là hanno detto così. E intanto il maestro versa il tè fino a che trabocca dalla tazza, no? E il discepolo fa: ma che fa? Dice: ha rovesciato tutto il tè. Cioè, come la tua mente è sta tazza? Se è vuota io la posso riempire, ma se è piena di concetti non posso fare niente per te. Non è che non, il maestro non lo stava sentendo, ma ok, me l'hai detto, basta. No, cioè, se tu invece proietti continuamente concetti, paure, insicurezze, riempi continuamente la tazza fino a farla traboccare e non ottieni assolutamente niente. Esperienza comune a chi ha fatto magia a un certo livello, quando si tratta di una ritualità molto importante, anche complessa da sviluppare, da espletare, tu impieghi giorni, a volte mesi, per preparare un solo rito da eseguire in quel giorno, in quell'ora, con certi implementi, eccetera. E hai una concentrazione totalizzante. Lo ripassi, lo rivedi, sì, proprio lo giri come un calzino, tutto quello che è il lavoro che hai fatto, la preparazione, le sostanze, le metti da parte, eccetera. È talmente forte questa tensione che quando arriva il giorno in cui effettui il rito, sei completamente esaurito dal punto di vista concettuale. Tutto quello che potevi pensare, studiare, preparare, l'hai fatto. Puoi solo entrare in azione, cioè la mente è stata resettata, la mente è già nel rito. Quindi quando viene effettuato è semplicemente come mettere un timbro. Non comincia da lì la proiezione dell'energia che lo renderà efficace, è stato tutto il lavoro prima. Quando fai il rito effettivamente metti solo il timbro finale. Infatti il segno è che c'è una totale assenza di aspettativa, c'è proprio un vuoto, uno spazio che si apre, boom. È il consummatum est, non c'è altro, non c'è oltre. Quella è la condizione reale, magica di ritualizzazione. E le cose succedono, ma ci hai lavorato sopra magari 2 mesi. Quindi altro carattere necessario a ricevere un aiuto spirituale è il cessare di proiettare domande, aspettative, come dice la Bhagavad Gita, Karma Yoga, l'azione pura senza alcun interesse per il risultato, perché lì la via è totalmente aperta, totalmente pulita, l'energia fluisce. C'è problema. Se non si fa così, non funziona. Dice, ma io ci ho messo 30 grammi di incenso mescolati con 5 grammi di storace, ci ho messo pure le foglie d'alloro colte sotto la luna specifica, triturate, cioè, no? E le candele di cera pura. Certo, no? C'è gente che proprio si intrippa il cervello a queste cose. E non ha funzionato.
hai speso magari pure in capitale, non ha funzionato e non funzionerà perché hai intasato il canale che serviva a far passare l'energia del rito di roba, oggetti, testi, fumi, profumi, tutto. E la forza non può passare. Perché è come se ogni volta che si affaccia tu gli dici: ah, ce l'hai il colore giusto del pianeta? Sì, ma io vorrei. No, ce l'hai la spada col manico a doppia croce perché con i sigilli di Salomone? No. Ce l'hai la lampada dell'Amen? No, ci vuole col vetro rosso rubino perché deve. No, è così. Cioè, no, viene un esaurimento nervoso e finisci di far mago. Che poi il rito è una provocazione agli dèi in un certo senso. Non volgare, raffinata, ma è una provocazione. Cioè, loro non sono tenuti, nessuna potenza superiore all'uomo è tenuta ad ascoltarlo. Quindi, se lo fate come un invito a una festa. Un party wow da mille e una notte e deve essere sostenuto da amore per quella divinità, no da con la mentalità da chiattone, no? Che da pezzente, da questuante molesto. No, guarda, oh, cioè, scusa Osiris, no, cioè, vorrei essere polemico, ma guarda quel che ho speso, no? No, t'ho trovato anche i datteri fuori stagione. No, eh. E che fai? Di fronte a tutto questo non mi ascolti? Ma sai Osiris che gli frega di quello che. Ma mangiati tu i datteri, non è che mi frega a me. Non è questo. Perché ogni oggetto deve essere simbolo di un sacrificio simbolico per altro. Oh, ti fa vedere lo scontrino nel supermercato, guarda quanto ho speso. Perché la mentalità è questa dei molti, il 90% sono così. Sono gli accattoni dello spirito, no? Che non otterranno mai niente, nessuna via. Un po' come la canzone Califano, no? Tutto il resto è noia, no? La macchina lavata, no? La barba fatta, il profumo giusto, stasera, no? A lei. Perché tutto il resto è noia. Allora, di fronte a una potenza sottile superiore all'uomo, non si può fare la figura del coatto che venasera ha tirato fuori i soldi. Perché gli dèi amano lo splendore, detestano gli accattoni pezzenti dello spirito, li schifano proprio. Perché invece del profumo degli incensi più raffinati gli arriva il fetore dei desideri corrotti della gente. E francamente fa schifo. Non basta qualche manciata di incenso per coprire il tanfo che viene dall'umanità. Questo proprio tranquilli, no? Magari il mendicante di Calcutta che sta su un angolino lì rinsecchito, però io sto qui, sì, questo è il mio karma, però sto vicino al tempio di noi poveri. Io sto vicino al tempio del Dio Ganesh. Siccome lui procura aiuto ai poveri, io sto qui, prego qui, e mi arriverà sempre qualcuno che mi offrirà qualcosa da mangiare e magari un angolino la notte per dormire e magari un'acqua non inquinata da bere. Lui sta al suo posto, dice: ma no, ma come i poveri vanno? No, perché se c'ha quel karma non lo schioli. Se gli dai un'energia più alta di quella che sopporta, si schianta. Addirittura c'erano dei maestri, dei Siddha, che sia nella tradizione hindu che nella tradizione buddista, ma anche in quella taoista, che si facevano passare per pazzi, proprio.
che si mescolavano continuamente con la gente comune, anche vestiti da straccioni, da mendicanti, no? Perché andavano a cercare quelli giusti. Invece che stare in un monastero, riveriti, onorati, no? Amati da tutti, pregati da tutti, andavano in giro a fare gli squatter, diremmo noi homeless, perché sapevano che in mezzo a quelle folle dei disperati, che erano in quella condizione per il karma che subivano, pur tuttavia c'era qualcuno speciale, qualcuno strano, diremmo noi, qualcuno che meritava l'aiuto spirituale straordinario. E da lì sono nati molti, molti praticanti di altissimo livello. C'era gente che faceva il guardiano, diremmo noi, no? Il bodyguard di case di tolleranza, in apparenza però, un'altra cosa. Cioè, ammazza che dice, no, che lavoro fai? Perché attratti dal desiderio arrivavano sia i peccatori incalliti che quelli che invece avevano una speciale energia. E quelli venivano selezionati, fatti oggetto di insegnamenti molto potenti, in particolare specie nei tantra, e portati alla realizzazione. C'erano donne che sembravano prostitute, ma erano delle yogini straordinarie. Quindi la ricetta per l'aiuto spirituale è spazio. Come dice lo Zen, nessuna mente, nessuna aspettativa, spontaneità trascendente. In questo spazio che è vuoto di ciò che non ha valore, di ciò che non ha realtà, di ciò che non ha nessuna potenzialità, può precipitare la potenza dell'infinito e creare anche i miracoli, che non sono qualcosa contro natura. Sono semplicemente la manifestazione dell'infinita potenzialità di questo spazio assoluto, che è luminosità, chiarezza, energia, è sempre fresco, non c'è niente di stantio. A quella condizione l'aiuto spirituale si manifesta infallibilmente. Non esistono tecniche per ottenere l'aiuto spirituale. La tecnica è una paranoia della mente. Ah, adesso faccio questo rito, recito questo mantra, brucio quella sostanza, zac. No. Se qualcosa accade in quelle condizioni, era già nella natura delle cose, era già nel karma. Lì peschi nel karma le carte buone. Ma quando si parla di aiuto spirituale, si va fuori dal karma, fuori dalle leggi di necessità, si va nella assoluta apertura, nella assoluta fiducia nello spazio illimitato, nella natura della mente, dello spirito, e si rimane in attesa accogliendo la potenza che viene a manifestarsi. Uno è il risultato dell'azione egoica, che più che manipola il karma non può fare. Un altro è la distruzione di questa personalità in favore del tutto, di ciò che trascende e che rende possibile ogni cosa. Questo è il vero aiuto spirituale. Va bene? Ci sentiamo alle prossime. La libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene. Visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra.